Una giornata intensa, quella aquilana di Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, partita con la visita alla SPE, eccellenza aquilana, proseguita con l'incontro al progetto case di Pagliare di Sassa con una famiglia di Amatrice e terminata a Palazzo Fibbioni con l'incontro con i sindaci del cratere. Qui sono state evidenziate, davanti al candidato presidente del centrodestra Marco Marsilio e al sindaco Biondi, tutte le criticità e i problemi del doppio cratere sismico. Il sindaco di Montereale, Massimiliano Giorgi, ad esempio, ha ricordato l'efficacia del modello L'Aquila del 2009, a fronte invece, ha detto, dell'inconsistenza e dell'inadeguatezza di quello dei terremoti più recenti 2016-2017. Pratiche alla mano, ha evidenziato, i numeri sono drammatici. Una vergogna nazionale, l'ha definita Giorgi, perché ancora non si mette mano neanche alle riparazioni di alcune abitazioni B. Spopolamento evidente, tessuto sociale ormai ridotto a zero e il dramma delle seconde case che reggevano il turismo con le persone che avevano appunto la seconda casa in questi territori pur vivendo a Roma e questo reggeva l'economia di tanti paesi dell'Aquilano. Da Pizzoli in su in definitiva tanti comuni rientrano in entrambi i crateri e i problemi dunque sono un po' di tutti. Il sindaco di Ocra, invece, Fausto Fracassi, ha evidenziato l'architettura della governance con gli uffici speciali che, ha detto, secondo lui avrebbe potuto funzionare se ci fosse stata più precisione nell'attribuzione dei ruoli e delle competenze. Tra l'altro i sindaci hanno chiesto un impegno parlamentare affinché nella cabina romana di regia possano esserci anche loro, così come accadeva nel terremoto del 2009. Da parte della Meloni e di Marsilio la promessa di un interessamento anche rispetto a queste tematiche molto importanti per i territori.